Seconda lezione dedicata al rapporto tra il mondo dell'Europa cristiana e il mondo dell'Islam dopo, diciamo, l'anno 1000. Vediamo come si arriva a quel periodo che vi ho detto essere poi un po' forzatamente chiamato l'età delle crociate. Nella prima lezione ci siamo occupati dell'impero bizantino, che è l'impero che di fatto lambisce il mondo turco-islamico. Abbiamo visto i fattori di crisi, ovvero di trasformazione dell'impero bizantino. Oggi cerchiamo di capire meglio quali siano le intersezioni tra i punti di contatto, ma anche i punti poi di scontro tra il mondo cristiano e il mondo islamico, da un punto di vista anche culturale ideologico. Torno sulla parola ideologia. Ideologia vuol dire avere un sistema di valori, un sistema di idee. Quella tua ideologia. Oggi è difficile forse rispondere a questa domanda. Non so, voi avete un'ideologia? Sì, anche voi avete un'ideologia, un sistema di idee, di valori, di visioni del mondo, di come lo interpretate, di quali valori attribuite alle cose. Quella è la vostra ideologia. Poi esistono ideologie politiche, religiose, ideologie economiche, ideologie poi culturali, no? Di ampia anche poi portata, possono essere ideologie mondialiste, ideologie oltre i confini, il cristianesimo, vediamo, e l'islamismo, e l'islam sono due ideologie che abbracciano l'uomo e il mondo, non sono riferiti ad un popolo. L'ideologia ebraica è riferita a tutti gli ebrei, non sono riferite ad un'area geografica, geopolitica. L'ideologia, non so, della nazione francese. Tra poco vedremo la guerra dei cent'anni, Giovanna d'Arco, la Francia, il Regno di Francia, l'ideologia anche, costruiamo il Regno di Francia, liberiamo il Regno di Francia. È un'ideologia politica che ha dietro un'idea di regno, di corona, di valori, di lingua, riferito ad una parte di territorio, non è all'Asia o alle isole Svalbard, è riferito appunto al mondo della Francia, tra la Manica, i Pirenei, le Alpi. Quando parliamo di ideologia cristiana islamica, la prima cosa da sapere è che sono ideologie globali, che abbracciano l'uomo e il mondo. Le terre della cristianità, il mondo della cristianità, non avrebbe un confine, perché la prospettiva massima è che tutto il mondo diventi cristiano e che tutti siano cristiani. Se essere cristiani è il modo migliore di essere uomini, per i cristiani, se tutti gli uomini diventassero cristiani, sarebbe il migliore dei mondi possibili. Pensateci. Se essere islamico è il miglior modo di essere uomini, fedeli, musulmani, sottomessi ad Allah, se tutto il mondo diventasse islamico, tutti gli uomini si convertissero all'Islam, sarebbe il mondo dei fedeli, il migliore dei modi possibili, dal loro punto di vista. Dunque l'Islam e il cristianesimo, andando in ordine, il cristianesimo, i precedenti, e l'Islam, sono ideologie mondiali che si fondano poi sul convertire attraverso la parola del profeta Maometto. La parola del figlio di Dio, Gesù, o addirittura la parola di tanti altri profeti, no? Abramo, ad esempio. Convertire ascoltando la parola di Dio, convertire ascoltando la parola dei profeti. Questa è la missione. Espandersi, salvare le anime. Se questa è la visione di mondo, se questi sono i punti di partenza, avete già capito perché queste ideologie possono giungere a scontrarsi. Perché sono entrambe ideologie globali di umanità, umanità che devono abbracciare tutta l'umanità, che devono estendersi su tutte le terre, che devono salvare le anime, che devono portare gli uomini verso la luce. L'Islam e il cristianesimo, la cristianità e l'Islam spesso dividono il mondo in luce e tenebre. Dunque ci sono molti elementi che accomunano il cristianesimo e l'islamismo, poi molti che differiscono, molti che differenziano il mondo islamico e quello cristiano. Però partiamo dal fatto che siamo in presenza di due ideologie globali, ok? Che la predicazione di Gesù non dovrebbe avere confini. Più si estende la predicazione di Gesù, più sarà fatta la volontà di Dio. Più si estende la parola di Maometto, più dunque il messaggio di Allah si potrà diffondere e dunque sarà fatta la volontà di Allah.
queste prospettive sono veramente molto molto simili e si viene creato un terreno comune anche poi di scontro, magari anche di incontro, ma nella storia sembra prevalere lo scontro, almeno finora, poi chissà, un domani, pessimisti, ottimisti, vedremo. Partiamo con di alcune cose importanti. Il mondo arabo, musulmano, arabo, non turco, il mondo arabo musulmano ha messo in circolo molta cultura, molta della propria cultura, perché lo sapete che il mondo arabo si è diffuso in tutto, eccolo qua, il Nord Africa, va bene? Tutte terre dell'Islam, queste sono popolazioni arabe, da qui dei libici, marocchini, algerini, va bene? Questo è l'Egitto, passo soltanto, qui passiamo verso la Libia, la Tunisia, l'Algeria, il Marocco, queste sono terre del mondo arabo e l'islamismo si è radicato, non solo lì, l'Islam ha di fatto conquistato, si è espanso in gran parte della Spagna, conquistò la Spagna, si è diffuso. Dunque, da un tempo c'erano tutte province romane, la Spagna romana, l'Africa romana, questa è un'area romana, va bene? Ora c'è tutto l'Islam. Qua l'Islam arabo, qua l'Islam turco, poi i turchi conquisteranno negli anni tutte queste terre, dunque domineranno queste terre, andando, espandendosi sia a nord che poi in Africa. Dunque l'Islam lambisce l'Europa, non solo lambisce l'Europa, è stato in Spagna tantissimo tempo, c'è ancora, nel 1100, 1200 ci sono ancora aree della Spagna islamiche. È stato a lungo in Sicilia il mondo islamico, l'ho fatto lo scorso anno, no? Il mondo arabo-islamico in Sicilia, dunque quando gli arabi sono stati in Sicilia. E avete ancora, se avete visto Sicilia, Palermo, tracce architettoniche della presenza araba. Ma cosa hanno portato dunque gli arabi? Due o tre cose per ricordarle. La matematica. Dunque i numeri arabi, banalmente. Stiamo facendo in filosofia Pitagora, vedo che quelli non erano i numeri arabi, ma erano numeri geometrici, punti. Beh, il mondo arabo ha portato in giro per l'Europa, per il Mediterraneo, ha portato i numeri, ha portato la grandezza della matematica, ha portato la medicina. C'era un'ottima cultura medica, medica di conoscenze dunque del corpo, dunque conoscenze di anatomia, conoscenze biologiche per l'epoca. Dunque i medici arabi avevano portato con sé, no? Conoscenze del mondo della Spagna, del mondo della Sicilia, dell'Italia meridionale. Tenete conto che magia e medicina, medicina e magia sono molto molto attigue. Più nel mondo cristiano che nel mondo arabo. Vedete, ad esempio, il mondo arabo ha espulso, anche se il mito del mondo arabo, della mille e una notte, la loro grande epopea. Beh, nella mille e una notte c'è tanto, anche dimensione onirica, magica, elementi di fantastico, come ci sono per noi l'Iliade, l'Odissea, eccetera, eccetera. C'è molto di fantastico anche, ovviamente, nella Bibbia. Pensate a quanti episodi anche, no? Dal diluvio universale, che in realtà il diluvio ci fu una grande diluvio, però diluvio universale, Dio che si arrabbia, cancella l'umanità, l'arca di Noè, no? O i mostri presenti anche, no? Sodoma, Gomorra, cioè, c'è tanto elemento fantastico anche nella Bibbia, però nel mondo medico arabo prevale una proiezione, prospettiva razionale più forte in quegli anni, più forte rispetto al mondo addirittura cristiano. Dunque la medicina araba, i numeri arabi, dicevo, i giochi, ne abbiamo già parlato, mi ricordo che il brano della vostra compagna, e i giochi orientali, dagli scacchi ed altri giochi che arrivavano dal mondo orientale, sono arrivati attraverso il mondo arabo. Medicina, sì, dimenticavo, anche la farmaceutica, dunque i tentativi di trovare delle pozioni, delle soluzioni chimiche, protochimiche, intrugli, impacchi, erbe, e la farmacia, la scienza farmaceutica. Parliamo oggi delle scienze dominanti del nostro mondo. Noi siamo in un mondo medico-scientifico, no? Dove la matematica regna sovrana perché dietro uno smartphone c'è la matematica, perché dietro una pastiglia minima, che sia la tachipirina o che siano dei psicofarmaci, c'è la matematica. Il nostro mondo è matematico e poi è chimico, la chimica.
farmacologico, cioè ci imbottiamo di farmaci per sconfiggere le malattie, per vivere più a lungo. E dunque lì siamo agli albori, no? Della farmacia, della medicina, farmaceutica, scusatemi, della medicina. E c'erano anche delle botteghe poi di farmaci, nascono botteghe dove tu andavi e cercavi di procurarti delle cose che potessero guarirti, alleviare il dolore, ok? Per poter vivere meglio. Poi ci sono i commerci arabi. Dunque questa cultura araba è la cultura di un tempo, perché l'Italia è stata anche conquistata, occupata, usiamo delle parole diverse, comunque è stata invasa, no, è venuta a contatto, è il mondo in cui ci si, no, combatteva, ci si conquistava molto molto rapidamente. Ci sono un periodo in cui ci furono gli Arabi, poi i Normanni, e poi dopo andiamo avanti, Borbone, Asburgo, quante famiglie reali nel mondo, però quante anche civiltà. Civiltà araba giunse nel mondo siciliano, nel mondo meridionale, ha apportato tutta una serie di discipline. Ma poi questi contatti continuano anche quando poi gli arabi andarono via dalla Sicilia, verranno cacciati. I commerci mantengono vivo lo scambio culturale. I commerci, tanti mercanti arabi nel Mediterraneo. E dunque dai porti di Algeri, dai porti della Palestina, dai porti, oggi diremo del nord dell'Egitto, dai porti poi della Turchia, per tutto il Mediterraneo, verso poi ovviamente i porti italiani, verso quelli spagnoli, verso l'industria marinare. Ci sono traffici commerciali che mettono a contatto i cristiani con l'Islam. Dunque i contatti commerciali, oltre a quelli culturali, ci sono, non è che dicono: questo numero è degli arabi, odio gli arabi, odio i musulmani, non usiamo i numeri. No, i numeri vengono di quelli arabi, va bene? Queste riflessioni sulla medicina, sulla farmaceutica, sull'astronomia, no, no, la contaminazione c'è, è chiaro? Ma c'è anche poi lo scambio commerciale. Mercanti. I mercanti arabi progressivamente si stringono sempre più nel Nord Africa, va bene, amano poi sempre di meno, ovviamente, andare verso l'Europa. Viaggi difficili, spesso non erano accolti bene, comunque c'erano molti. Ma chi è che invece ama andare verso l'Oriente? Gli europei. I cristiani vogliono andare verso l'Oriente. I cristiani vogliono andare verso la Palestina, verso il Medio Oriente, verso le terre un tempo della Persia, verso l'India. Stiamo per arrivare agli anni di Marco Polo, ci arriviamo. Cioè, mentre i mercanti arabi musulmani, i turchi non sono mercanti, un popolo più, ma non è che non sono mercanti, erano più mercanti gli arabi dei turchi. Poi i turchi diventeranno anche mercanti, ma arrivano più tardivamente a essere mercanti via nave. Prima sono un popolo di terra, erano un popolo di nomadi, di raccoglitori, poi diventano sedentari, coltivatori, popolo di guerrieri. Popolo di guerrieri, invece il mercante arabo c'era già prima di Maometto, ma anzi i mercanti osteggiano Maometto. Dunque la penisola arabica, l'Arabia, le terre del mondo arabo erano, okay, terre di mercanti. Dunque c'è la tradizione araba mercantile. Ma che a un certo punto è più frenata, è più vincolata nel venire in Europa, rallenta i commerci, ma gli europei invece li potenziano, vogliono andare ad Oriente. Vedete qua, gli europei vogliono andare in queste terre qua, vogliono andare verso l'Oriente. E dunque gli europei cominciano a viaggiare, e a viaggiare verso la Cina, verso l'India, cominciano a viaggiare anche verso l'Africa. Gli europei che vogliono inoltrarsi, lo faceva già Roma, ma lo faceva in maniera comunque poi sarebbe più limitata col passare degli anni. Però andare verso l'Africa vuol dire andare oltre l'Egitto, andare verso, non so, verso il Sudan, provare ad andare verso l'Africa più centrale, sotto il Sahara, il fascino, chissà cosa c'è. Viaggiamo, andiamo, scopriamo, vediamo. Dunque c'è questa propensione proprio al viaggio. E dagli arabi, gli europei, ad esempio, dagli arabi musulmani, traggono la schiavitù. Roma aveva degli schiavi, sì, poi la schiavitù è finita con Roma, di fatto. Gli schiavi possono essere prigionieri di guerra nel mondo occidentale, Europa. Invece gli arabi, i mercanti arabi, mercanteggiavano anche schiavi. E agli europei piace questa mercanzia.
Dunque, copiano dagli arabi la schiavitù. Gli arabi, i mercanti arabi, mercanteggiavano schiavi, vendevano schiavi, avevano dunque molto lavoro schiavista. Cosa accade? Accade che gli europei vedono, no, in questa modalità, no, una modalità per poter arricchirsi, per poter fare profitto. Ci sono probabilmente dei problemi, ovviamente. I mezzi di reclutamento della manodopera erano tendenzialmente due, ok? O gli schiavi li prendevi all'estero, ok? Oppure li devi comprare all'estero o conquistavi qualcuno. Poiché il mondo musulmano e il mondo cristiano hanno due religioni che impedivano in realtà di rendere schiavi, perché di fronte ad Allah e a Dio siamo tutti liberi, uguali. Liberi, uguali di fronte a Dio, non vuol dire liberi in terra, però siamo tutti figli di Dio, figli di Allah, nessuno è schiavo. Allora cosa fanno queste? Non riducono in schiavitù arabi o europei, ma ragazzi africani, vengono razziate nel Sudan, Nigeria, poi scendete giù, no, su Nigeria forse no, più tardi gli spagnoli, ma gli arabi scendono appunto verso il Sudan, o le tribù libiche, e catturano uomini e li fanno lavorare, tanto sono infedeli. Dunque la schiavitù viene imposta a persone extra Islam, extra mondo islamico. E così faranno i cristiani, che andranno a comprare gli schiavi magari dai mercanti arabi musulmani. Un domani, sappiatelo, ragazze e ragazzi, che sarà direttamente poi l'Europa, con la Spagna e il Portogallo, sotto la Spagna, che andrà in Africa a caricare navi e navi e navi di schiavi da portare poi tendenzialmente nelle Americhe, nell'America del Nord, l'America del Centro. Chiaro questo passaggio? È importante che lo capiate, cioè, la schiavitù che c'era a Roma, c'era nella Grecia, gli schiavi, però in Grecia attenzione, gli schiavi erano dei prigionieri, uomini non liberi, si occupavano della famiglia, della casa, il gioco dei bambini, sistemavano il giardino, potevano lavare, stirare, no, sì, lavare i piatti, sistemare la casa. Dunque gli schiavi ricchi li tenevano un po' come in parte fanno anche poi certi schiavisti americani con la mami, avete presente le tate nere nei film sui razzisti schiavisti del sud, no? Nella sua Arizona, Alabama, Georgia, South Carolina, va bene, la fazenda, i campi coltivati dai maschi schiavi, e lì anche incatenati a volte, no? Però magari le donne erano le donne che si occupavano dei bambini, far giocare, sistemare la casa. I greci, i romani avevano questa schiavitù. Qua è ancora un salto, la schiavitù per far lavorare proprio, va bene? E gli arabi commerciano in schiavi, i cristiani cominciano a comprare e a commerciare anch'essi in schiavi, e la schiavitù diventa un commercio interessante. Attenzione, quando vi ho detto i cristiani comprano schiavi, chi intendevo? Intendevo chiaramente i commercianti cristiani, gli stati, i nobili cristiani, i papi non sono favorevoli alla schiavitù, ce la vedono, quando parlo dei papi dell'epoca, parlo di uomini di potere, ci torno, dobbiamo vedere lo scisma avignonese, dobbiamo fare tante cose ancora, parliamo di famiglie di potentati romani in lotta tra di loro, parliamo di lotte anche senza esclusione di colpi, parliamo di potere, Dunque non parliamo dell'ultima enciclica di Papa Francesco o neanche di Papa Giovanni Paolo II o Paolo VI, non parliamo di papi che mettono al centro soltanto la fede, l'animo, qualora i papi mettono solo al centro quello, perché il papato è sempre una questione di potere. Ieri come oggi, ma ieri forse un po' più di oggi. È chiaro, nonostante oggi lo vedete, gli scandali sessuali, economici, i conti all'estero, i problemi che attraversano la Chiesa, che comunque è una potenza poi materiale oltre che spirituale, ok? Tra l'altro è significativo nell'evoluzione della Chiesa, avete visto la dichiarazione ieri di Papa Paolo, France di Papa Paolo, scusate, di Papa Francesco, Francesco I, Papa Bergoglio, sull'apertura ai diritti dei gay e delle lesbiche. Facciamo solo una precisazione: l'apertura è di diritti umani, e questa è la grande novità, cioè che il Papa riconosce una cosa che
Avremmo bisogno di conoscere prima, però altri non l'hanno fatto, cioè che la libertà e il diritto di farsi una famiglia appartiene a tutti gli uomini e donne, a prescindere poi dai gusti, dalle inclinazioni, dalle scelte sessuali. Non ha cambiato il magistero della Chiesa, se lo confondiamo. Non è che il Papa ha detto il matrimonio cristiano e il matrimonio tra gay e lesbiche, ma ci mancherebbe, perché non è così. Il matrimonio sacro è tra un uomo e una donna. Non ha cambiato il magistero della Chiesa Cattolica Romana. Il matrimonio sacro è tra uomo e donna, finalizzato poi all'amore e al fare figli. Ma, ha detto, e questa è la novità, è giusto che gli stati riconoscano il diritto alle persone di costruire una famiglia a partire dalle inclinazioni, mentre altri papi, altri vescovi, la posizione ufficiale della Chiesa era tendenzialmente: non riconosciamo il diritto. Il diritto vuol dire il diritto di tutti, perché io posso anche, io non sono cristiano, possiamo, scusatemi, noi sposarci in comune, ma se la Chiesa non riconosce che io o Ivan vogliamo sposarci, a noi non interessa, siamo io e Ivan. La Chiesa ti diceva: è sbagliato, Stato italiano, se lo fai. La Chiesa ha criticato la Francia, la Germania, la Spagna, che hanno attivato i matrimoni civili tra persone dello stesso sesso. Con questa presa di posizione, sono attivo, la rispiego, Papa Francesco ha detto che secondo lui, dunque secondo la Chiesa che lui rappresenta, e molto l'ha criticato, e basta concessione sui temi dei diritti, troppo progressista, stai snaturando la Chiesa, sui temi dei diritti, Papa Francesco ha detto, è giusto che i gay e le lesbiche possano farsi una famiglia. Sul piano della dottrina cristiana, cattolica, il matrimonio sacro è tra uomo e donna, finalizzato poi a tendenza a fare dei figli. È chiaro? Però ha riconosciuto il diritto. E la cosa importante sono i diritti, ragazzi. Poi ognuno di noi fa delle scelte religiose. Vuol dire che per diritto il Papa ha ammesso che non si debba discriminare nessuno. Se poi io a casa mia stasera voglio giocare a bridge e loro due, bridge non giocare neanche morto, giocare a briscola, è chiaro, arrivano loro due, vogliono giocare a bridge, io dico no, a casa mia non venite a giocare a bridge perché io a bridge a casa mia non lo gioco. Ma a casa vostra giocatevi a bridge. E questa è la grande distinzione. Io posso riconoscere che il matrimonio sacro sia quello uomo e donna, perché la mia religione dice questo. Ma al contempo riconosco che gli altri, come cittadini, si possono sposare e vivere la famiglia che vogliono. È chiara la distinzione? Se io non amo le caramelle alla liquirizia, non è che dico allora non le amate neanche voi. Per me le caramelle buone sono quelle alla liquirizia. È chiaro? Se voi non piacciono, ok? Siete fuori da casa mia, non è che siete fuori dal mondo. Ok? Dunque questo. Schiavitù, stavo dicendo, i papi, che sono dei papi legati a questa lotta anche di potere con gli imperatori, con i re e tra di esse, i papi cosa fanno però? Provano a contrastare la schiavitù, la tratta degli schiavi, ma alla meglio. Questa è la parte di uomo bellissimo, ragazzi, ragazzi, da capire. C'è il Papa quando con la voce dice qualcosa che al potere così politico non piace, non conviene, non è che viene così ascoltato. Cioè il Papi, alcuni Papi, almeno condannano la tratta degli schiavi, ma gli schiavisti, i commercianti di schiavi, continuano a portare avanti le loro tratte, le loro rotte di mercato di schiavi, sia nel mondo islamico, sia nel mondo cristiano. Sono poi mercati sei più grandi, tendenzialmente il mondo cristiano e il mondo islamico si incontrano a metà strada, anche parlando di tessuti, di spezie, di ori, di argenti, appunto di panni, parlando di commercio di tessuti preziosi, colorati. Dunque è un commercio che si tocca, che si lambisce. Non sono dei mondi chiusi, sono dei mondi che si toccano. Ebbene, perché questi due mondi che si toccano arrivano alla guerra? Perché si assomigliano anche per alcuni aspetti, hanno delle intersezioni culturali. Perché si arriva alla guerra? Vado in chiusura. Si arriva allo scontro perché la visione del mondo dell'Islam e del cristianesimo presentano le visioni del mondo una forte poi anche demarcazione
tra noi e loro, tra il mondo di Allah e l'altro mondo, tra il mondo di Dio e il mondo degli altri, tra fedeli e infedeli. La religione cristiana e la religione islamica mettono l'accento tra chi è fedele e chi è infedele. La Chiesa è impegnata sul territorio, e lo vediamo la prossima volta, già in battaglie contro chi reputa infedeli, tra cui vedremo la prossima settimana la celeberrima crociata contro i catari. I catari sono una minoranza religiosa che verrà sterminata nel sud della Francia. Dunque, la somiglianza ideologica fedeli-infedeli farà sì che finire nel anno 1000-1100 si arrivi a uno scontro, si arrivi alla guerra.